Grazie a tutti e buonasera. Sono molto soddisfatto di questa importante occasione che abbiamo avuto, sono molto soddisfatto che siamo riusciti a finalizzare rapidamente un'idea che insieme a Alenka e a Zoran abbiamo avuto durante l'ultimo Consiglio europeo al quale abbiamo partecipato. L'idea di sfruttare innanzitutto subito la nostra simpatia reciproca e il fatto che già in quel Consiglio europeo abbiamo preso posizioni comuni molto positive e usando come subito uno start-up rapido, forte e veloce l'ingresso della Croazia il 1 luglio nell'Unione europea, aprire subito, immediatamente questa forma di cooperazione tra i nostri tre paesi. È per noi molto importante perché in un'Europa a 28 nessun paese può fare da solo. E quando dico nessuno, nemmeno l'Italia ovviamente. Nessun paese può fare da solo vuol dire che dobbiamo costruire forme di cooperazione, di fine tuning delle nostre posizioni sui diversi temi che riteniamo più importanti. E siccome esiste un naturale interesse reciproco e molto forte che tiene insieme Slovenia, Croazia e Italia, abbiamo molti temi sui quali possiamo lavorare insieme. Sono i temi sia tipici della nostra collocazione geografica. Siamo i tre paesi dell'Alto Adriatico che fanno parte dell'Unione Europea. Siamo paesi che hanno un naturale interesse allo sviluppo balcanico dell'Unione Europea. Siamo paesi che quindi hanno molti temi sui quali la discussione ci interessa, ma siamo tre paesi, Slovenia, Croazia e Italia, che possono mettere a punto una molto positiva cooperazione anche sulle posizioni generali che riguardano il futuro dell'Europa. Siamo tre paesi che vogliono più Europa, che vogliono una migliore Europa. E siamo tre paesi che vogliono una migliore Europa e che quindi possono lavorare insieme per una migliore Europa. E quindi oggi abbiamo deciso che innanzitutto questo incontro di Venezia, per il quale ovviamente ringraziamo della magnifica ospitalità la città di Venezia, non sarà un incontro episodico, ma abbiamo deciso di dare continuità al nostro lavoro e questo foro a tre che oggi inizia il suo percorso continuerà il suo lavoro attraverso innanzitutto un gruppo di lavoro a livello tecnico che abbiamo individuato sui temi dell'energia e delle infrastrutture, sul tema della portualità nell'Alto Adriatico. Noi vogliamo sul tema della portualità nell'Alto Adriatico cooperare e superare una sterile e futile competizione e contrapposizione tra porti che sono sì tutti molto importanti, ma che se li paragoniamo al gigantismo dei nostri interlocutori cinesi, coreani, evidentemente le nostre dimensioni ci obbligano a cooperare tra i nostri porti e noi vogliamo cooperare tra i porti dell'Alto Adriatico. E questo vale ovviamente anche su altri temi, i temi legati alle questioni energetiche, i temi legati ai pipelines, i temi legati appunto all'approvvigionamento. Questo gruppo tecnico di lavoro comincerà a operare subito. E su proposta del primo ministro sloveno, quindi su proposta di Alenka, abbiamo deciso di svolgere la prossima riunione di questa nostra cooperazione a tre rapidamente,
quindi già all'inizio del prossimo semestre dell'Unione Europea, quindi già attorno a febbraio-marzo dell'anno prossimo, e la Slovenia ospiterà questo prossimo incontro e ovviamente quello successivo poi sarà ospitato dalla Croazia. Abbiamo poi discusso delle posizioni che riguardano i prossimi consigli europei. Avremo due consigli europei fine ottobre e dicembre che saranno su questioni molto importanti, questioni che ci interessano tutti molto da vicino. Innanzitutto il tema della finalizzazione della Banking Union, tutte le direttive che devono chiudere la partita dell'unione bancaria. La questione delle banche ci interessa tutti e tre molto, perché interessa tutti i nostri sistemi economici, finanziari, i nostri risparmiatori, le nostre imprese. Abbiamo bisogno di avere banche più solide, più in grado di prestare soldi ai cittadini e alle imprese a tassi più bassi. E abbiamo soprattutto bisogno di salvare i nostri risparmiatori dal rischio di nuove crisi bancarie che, come quelle che ci sono state negli anni scorsi, hanno finito invece per dare un colpo durissimo ai risparmiatori, all'economia dei nostri paesi. Ecco perché Banking Union e le risoluzioni e le direttive che dobbiamo definire saranno una delle questioni principali della nostra cooperazione comune. C'è un interesse comune di tutti e tre i paesi fortissimo in questo campo. E questo riguarderà i consigli di ottobre e di dicembre. Il consiglio di ottobre avrà un focus particolare sul tema della digital economy. La digital agenda sarà il tema sul quale lavoreremo, così come anche il single telecom market. L'idea cioè che nel campo delle telecomunicazioni si riesca ad arrivare a un mercato unico a livello europeo con un avanzamento molto maggiore rispetto a quanto si sia fatto fino adesso. E poi il Consiglio europeo di dicembre, come saprete, avrà come topic il tema della difesa e anche quello è un tema sul quale abbiamo intenzione di lavorare insieme, di mettere a punto alcune posizioni che ci accomunino in modo tale da andare il più uniti possibile. E poi abbiamo iniziato una forma di discussione attorno alla questione che ovviamente interessa particolarmente noi italiani, è la questione che riguarda l'anno prossimo, il semestre di presidenza europea dell'Unione Italiana dell'Unione Europea. L'Italia presiderà nel secondo semestre dell'anno prossimo e a noi interessa molto che questa nostra presidenza sia una presidenza che, condivisa dai paesi con i quali è più facile condividere l'agenda, possa quindi essere più efficace ancora su molti temi. Temi che hanno a che fare con questioni importanti per l'Adriatico, penso a tutto il tema delle migrazioni, per esempio, della gestione dei flussi migratori, ma temi che ovviamente anche hanno a che fare con la questione istituzionale europea. La questione di avere una Europa più efficiente, una better Europe, la better regulation, tutti i temi che ci vedranno sicuramente attenti e impegnati. E quindi credo che l'appuntamento che si svolgerà in Slovenia all'inizio dell'anno prossimo sarà molto importante per fare anche qui il fine-tuning della posizione della presidenza italiana dell'Unione Europea. Infine abbiamo fatto anche un punto rapido, uno scambio di idee sulle questioni più complesse di politica internazionale. In questo momento ho fatto una relazione circostanziata su cosa è successo al G20 e abbiamo condiviso poi la posizione che ci ha visto uniti a Vilnius nel Consiglio informale dei ministri degli esteri di sabato scorso attorno alla necessità di un'Europa unita sulla vicenda Siria. Una forte condanna del crimine contro l'umanità avvenuto il 21 di agosto, fortissima condanna, una spinta a che le Nazioni Unite riescano nelle procedure previste a sanzionare questo crimine contro l'umanità e una nostra comune posizione a dire che la strada delle Nazioni Unite è la strada principale ed è la strada sulla quale dobbiamo tutti spingere
E credo che questo tentativo di rafforzare le Nazioni Unite in questo momento rappresenti sicuramente un punto forte della posizione europea, è un punto sul quale l'Europa deve sicuramente spingere. Le Nazioni Unite sono il cuore del sistema mondiale e multilaterale di risposta alle grandi crisi, quindi lo voglio dire anche da qui, forte come Italia del sostegno che il Parlamento ieri ha dato al governo con la votazione delle risoluzioni che hanno dato al governo il pieno sostegno su questa linea che ho appena identificato e indicato. Quindi mi fermo qui, questo è stato un po' il clima di questa discussione. Voglio aggiungere in conclusione che io sono molto contento dell'incontro di oggi. L'incontro di oggi è un incontro di una strategia italiana di non guardarsi l'ombelico, ma di giocare sulla scena europea cercando di giocare fino in fondo tutte le carte che possiamo giocarci e di farlo insieme ai paesi Slovenia e Croazia, con tutti i temi di cui abbiamo parlato oggi, con i quali possiamo essere più forti e incisivi dentro l'Unione Europea. Lo dico perché gli altri si organizzano tra di loro e siamo tutti insieme, però insomma i paesi baltici tra di loro si incontrano, i paesi nordici tra di loro si incontrano e noi abbiamo tante cose che condividiamo. Su molti temi le condividiamo anche con altri, voglio menzionare ovviamente l'Austria, paese col quale condividiamo molte dinamiche che hanno a che vedere con questa parte dell'Europa e con la quale ovviamente condividiamo molte posizioni. Ma insomma questo modo di interpretare all'attacco le nostre posizioni in Europa è il segno di un'idea di Europa nella quale noi non siamo ospiti, ma tutti e tre siamo protagonisti. Sia noi che ci siamo dall'inizio, sia la Slovenia che è entrata un po' di anni fa, sia la Croazia che è appena entrata. Siamo tutti e tre protagonisti della vicenda europea e delle scelte europee e aggiungo, questo lo dico soprattutto per l'Italia, è una dinamica, è una direzione di marcia, è una prospettiva, è una sponda che a noi interessa moltissimo. È un recupero della storia, di una storia che ha visto la tradizione italiana, la cultura italiana così forte e così presente in una parte del mondo dalla quale poi per certi versi ci siamo anche molto ritirati invece. E io penso anche che, aggiungo, l'Italia ha enormi opportunità di giocare un ruolo fondamentale, importante, di leadership in Europa se soltanto l'Italia esce dal guardarsi continuamente l'ombelico e se soltanto l'Italia è consapevole del ruolo che può giocare e decide di giocarlo. Da questo ruolo possono venire molti benefici per il nostro Paese, opportunità per le nostre imprese, capacità di ottenere un'Europa che sia più attenta a esigenze per noi centrali. Ho citato prima alcuni punti. Mi fermo qui, ma ritengo che il messaggio sia abbastanza chiaro. Mi fermo, do la parola al primo ministro sloveno Alenka Bratušek. Ja, hvala Enrico, povedal si pravzaprav vse, tako da bom jaz lahko zelo kratka. In seveda najprej hvala za ta konstruktiven in tudi lep dogodek v Benetkah je vedno čudovito. Slovenija, tudi jaz osebno se strinjam, da po vstopu Hrvaške v Evropsko unijo imamo veliko priložnost za še tesnejše sodelovanje treh jadranskih držav in prepričana sem, da bomo to zelo, zelo dobro izkoristili. Tudi srečanja, za katere smo se dogovorili, da bodo na nek način stalna pred evropskimi sveti oziroma vsaj enkrat na semester, mislim, da bodo zelo koristna in konstruktivna. Danes pa sem povedala, da v bistvu je na tem naslednjem evropskem svetu za Slovenijo najpomembnejša tema
bančna unija in da je treba poskrbeti, da bo to ne samo na papirju, ampak bo tudi implementacija pravočasna. Prav tako sem zelo vesela, da sta kolega sprejela mojo pobudo za ustanovitev delovne skupine, ki se bo ukvarjala z infrastrukturnimi in energetskimi projekti. In jaz verjamem, da bo ta delovna skupina imela kar nekaj dela, ker konec koncev nas kar nekaj stvari povezuje. Tako da jaz bom pa tukaj zaključila, se še enkrat zahvalila za povabilo in seveda na svidenje v Sloveniji. Zahvaljujem Enriku na ovoj inicijativi koja se dogodila na samom početku hrvatskog članstva u Europskoj uniji. Slovenija i Italija su dvije zemlje koje su za Hrvatsku, sad ću vas iznenaditi, jako važne, ali su jako važne zato što je veliki dio naše robne razmjene i svake druge razmjene prvenstveno usredotočen ove dvije države i još neke države, Njemačku, Austriju, i tako da se svaki poremećaj, odnosno svaki otklon u dobrom ili lošem smjeru u Italiji, prije svega u Italiji, osjeti u Hrvatskoj. To je realnost. Ima puno tema o kojima smo razgovarali i o kojima ćemo razgovarati. Moji prethodnici su ih spomenuli doslovno sve. Ja što se tiče sadržaja samog sastanka, odnosno razgovora, jednog interaktivnog dijaloga, nemam ništa više za dodati. Ovo je način da jedni drugima kažemo što mislimo, da možda neke dileme koje imamo, a nismo znali da ih imamo, čujemo od drugih i da se pripremimo za, koliko je to moguće, usklađenije nastupe i položaje na sastancima Europskih vijeća. Hrvatska ulazi u Europsku uniju sa ambicijama da bude ne samo promatrač, svjesna da je mala država i da će po broju stanovnika ostati mala država, država malog teritorija, ali isto tako sa željama da doprinese. Dakle, ne samo da uzme, nego da doprinese. Ulaskom Hrvatske skoro cijeli Jadran je postao more, Europske unije, a to je ono što nas je povijesno, nas kao naciju, možda najviše je određivalo. Venecija, evo, slučajno danas mjesto susreta, je toliko važno za hrvatsku povijest i za hrvatsku identitet u zadnjih 1000 godina, da je teško u stvari reći koji grad, odnosno koja država grad je važnija. Beč i Istanbul svaki na svoj način, ali ako gledamo hrvatski identitet kao obalni identitet, kao identitet Jadranskog mora, onda je veza Venecije i Hrvatske naprosto neraskidiva. I drago mi je što nakon toliko vremena konačno razgovaramo u okviru istog foruma, iste organizacije, u dobroj vjeri i sa namjerom da se ova zajednica proširi prema istoku, na druge države u regiji, i o tome smo razgovarali, to je u biti jedino što ovdje nismo spomenuli, i tu imamo naprosto dobre namjere, dakle da pomognemo, da pružimo ruku, ali ne da budemo mentori i tutori državama koje, bar je to hrvatska pozicija, jer ako nam se nešto nije dopadalo, nismo voljeli biti mentorirani i imati tutore, to ne vole ni drugi. S obzirom da smo to dobro proživjeli i osjetili u sebi, znamo kako ćemo se postaviti prema drugima, tu prije svega mislim na Srbiju. Ali čeka ih dug put na kojem ih nećemo spoticati. Hvala. Grazie Zoran, credo anche che queste tue ultime parole siano molto importanti, perché non posso dimenticare il fatto che oggi sono passati un po' di anni, ma non tanti anni, e il fatto che oggi siamo qui insieme, parliamo insieme di quello che abbiamo intenzione di fare, parliamo insieme del fatto che ci interessa che la Serbia entri nell'Unione Europea, parliamo insieme del fatto che abbiamo intenzione di cooperare con altri percorsi di allargamento in quest'area, secondo me è una risposta straordinaria, e se mi permettete lo dico qui alla pubblica opinione italiana, spesso pervasa da sentimenti euroscettici o anti-europei, è il segno della vittoria dell'Europa questo. Grazie all'Europa noi oggi siamo qui a ragionare insieme
di sviluppo, uno sviluppo più che pacifico e di superamento di muri, barriere che ci sono state negli anni scorsi. Secondo me questo è un messaggio molto forte e credo che questo lavoro comune che stiamo facendo va nella giusta direzione. Mi fermo qui, so che ci sono qualche domanda e quindi chi vuole prendere la parola. Buonasera Presidente, Francesco Accardo, TG3, una domanda al Presidente Enrico Letta. Oggi è arrivata la notizia dell'invito alla Casa Bianca di Barack Obama per il 16 ottobre. Lei al G20 di San Pietroburgo, diciamo, una delle sue preoccupazioni è stata quella di dimostrare che il no italiano all'intervento in Siria senza l'ONU non significava uno strappo rispetto all'alleanza storica con gli Stati Uniti. E le chiedo se è soddisfatto, qual è il suo commento a questo invito e se, letto anche in chiave della situazione politica interna, pensa che questo possa rafforzare il governo. Grazie. Io sono molto convinto fin dall'inizio del mio mandato che il rapporto tra l'Italia e gli Stati Uniti è uno dei pilastri del nostro DNA e ovviamente anche della nostra politica estera, quindi naturalmente sono contento che questa occasione si possa realizzare e si possa realizzare così a breve, quindi fra un mese, e sono anche convinto che la politica che Obama sta seguendo sia una politica di cui dobbiamo renderci conto delle difficoltà, delle strettoie nelle quali si trova, ma anche della grande lungimiranza con la quale si sta muovendo, e anche dell'apertura e dei passi che sta facendo in questo momento. E credo ovviamente che nessuno di noi possa dimenticarsi mai del fatto che siamo paesi diversi, con responsabilità, storie e tradizioni diverse, quindi l'Italia ha ovviamente storia e responsabilità molto diverse, ovviamente, da quelle che stanno sulle spalle del Presidente americano. Di questi temi abbiamo discusso a San Pietroburgo, ma di questi temi avevamo già discusso anche al G8, trovando sempre una buona capacità di comprendersi vicendevolmente. Quindi anche credo che la posizione italiana, ormai assodata, che è stata votata ieri dal Parlamento, sia una posizione che chiaramente indica un percorso che noi non consideriamo essere un percorso in contrapposizione alle scelte americane, ma un percorso che può essere assolutamente complementare, come si è visto in queste settimane, in questi giorni, e credo che questo faccia parte degli impegni che in termini di politica estera e di diplomazia bisogna sempre mettere, prendere anche tesoro dalla storia, la storia che ha visto altre volte invece contrapposizioni, spaccature tra le due sponde dell'Atlantico e che invece hanno rappresentato dei fatti molto negativi. Quindi interpreto anche questo invito alla Casa Bianca così ravvicinato come un segno ulteriore di una ottima cooperazione, buona cooperazione tra l'Italia e gli Stati Uniti. Voglio anche ricordare il fatto che l'Europa è impegnata sul TTIP, quindi sul Transatlantic la Partnership Initiative. E questo è un tema fondamentale perché la questione di creare un grande mercato transatlantico tra noi europei e gli Stati Uniti è una grandissima priorità per tutti noi europei. È un tema del quale vogliamo farci portatori durante il semestre di presidenza italiana, quindi credo che sarà un'altra occasione importante quanto rispetto a quegli obiettivi, quanto poi all'influenza sul rafforzamento e indebolimento del governo. Credo che il governo non abbia bisogno di inviti per essere più o meno forte. Presidente, buonasera, Monica Guerzoni, Corriere della Sera. Lei continua a lavorare con una fitta agenda sia italiana che internazionale come se una crisi non dovesse arrivare mai, invece noi sappiamo insomma che su Palazzo Chigi soffiano venti abbastanza impetuosi riguardo alla probabile decadenza dell'ex presidente Berlusconi da senatore.
Ecco, lei si sta attrezzando per un eventuale voto di fiducia, nuove maggioranze, un Letta bis, oppure pensa che Berlusconi non staccherà la spina? E siccome lancia appelli alla stabilità, non crede che un passo indietro del presidente Berlusconi possa essere una valida assicurazione sulla vita di questo governo? Ma io, come sapete, sono molto sempre lavorato in queste settimane, in questi giorni, con tranquillità, serenità e determinazione. Continuo a farlo anche adesso sui temi, sulle cose. Credo che qui abbiamo fatto e stiamo facendo qualcosa di molto importante e molto utile per l'Italia, in particolare per una parte d'Italia. Tutto il nord-est del nostro paese ha bisogno di questa dimensione che stiamo cercando qui di sviluppare. Quindi io guardo con serenità e anche molta fiducia a quello che ci aspetta nei prossimi giorni. L'ho sempre detto e continuo a essere convinto che prevarrà il buon senso, perché ciò che l'Italia può perdere dal mandare tutto a carte 48 è assolutamente chiaro a tutti gli italiani, in termini di perdita del potere d'acquisto, costi maggiori, aumento di tasse, difficoltà sui mercati finanziari e quindi difficoltà poi a tenere gli impegni che abbiamo. E invece so benissimo che tutti gli italiani e anche chi li rappresenta in Parlamento, tutti sanno quanto di positivo ci sarà nel proseguire questo lavoro che stiamo facendo in termini di riduzione di tasse, di creazione di posti di lavoro, di sviluppo rispetto a tutte le occasioni che ci sono per le nostre imprese. Insomma, non l'ho detto io, Confindustria ieri ha detto che la fine dell'anno sarà l'inizio della ripresa. Credo che sia il segno migliore e la migliore indicazione per dire che se così è, possiamo, volendo, farci molto del male. Siamo un paese che alle volte si è fatto del male. Io lavorerò perché il paese non si faccia del male, perché il paese non si rinchiuda nei suoi problemi interni, non guardi l'ombelico, ma perché il paese invece vada molto determinatamente in avanti. Silvia Tomašević, TV Croata. La domanda tutti e tre primi ministri, cioè quello che voglia di rispondere, cosa, tranne l'entrata della Croazia nell'Unione Europea, fa pensare che la cooperazione adriatica andrà a buon fine? Perché ricordo che ci sono state varie iniziative, dalla comunità Alpe-Adria, dalla trilaterale, dalla quadrilaterale, si parlava di vari progetti come questo su dei tre porti, ma nel frattempo non è successo niente, cioè non esiste neanche più un collegamento treno passeggeri da Trieste verso Ljubljana e Zagabria. La rete ferroviaria in Croazia è disastrosa, non so come possa collegarsi il porto di Rijeka con Entroterra. L'autostrada che doveva collegare Trieste fino a Rijeka, che voleva essere un collegamento con la minoranza italiana dopo i trattati di Osimo, non si è fatto. Cosa adesso fa pensare che questa iniziativa andrà avanti? Ja bih pitao što ne. Sve navodi na zaključak da suradnja u jadranskom prostoru ima bolju perspektivu, odnosno ne perspektivu, nego stvarnost, nego ikada. Možda je ukinut vlak, ali ljudi ne idu vlakom ni iz Zagreba u Rijeku kad cestom mogu doći za sat i 15 minuta. Inače, pruga od Rijeke prema kontinentu je u rekonstrukciji. To je u biti u ovom trenutku najveći projekt u Hrvatskoj, vrijedan nekoliko milijardi eura. Dakle, veze među ljudima, poslovnim ljudima, turistima, obiteljima su intenzivnije i bliže nego ikada. Razmjena je vjerojatno veća nego ikada i može samo rasti. Prema tome, vaše pitanje doživljavam kao poticaj da stvari koje su dobre uz manje nesporazume budu još bolje. Ovo je naprosto jedan prirodan prostor. I kad putujete kroz njega kao danas automobilom od Zagreba preko Ljubljane, Trsta do Venecije, onda se naprosto krajolici izmjenjuju i jedan se prirodno upotpunjava drugim. Ovo je jedan dio Europe koji ima jako puno zajedničkoga.
Hvala. Bom jaz dodala, da mogoče pa točno to, kar ste našteli, da ni bilo narejeno, je pravi razlog za to, da začnemo tesnejše sodelovanje in kot smo že povedali, vstop Hrvaške v Evropsko unijo je to še dodatno podkrepil stvari, o katerih se moramo dogovoriti in se bomo dogovorili, sem prepričana, je veliko in to, kar je povedal že Zoran, gospodarsko sodelovanje med državami se še povečuje in jaz verjamem, da se bo še povečevalo in to so razlogi, zaradi katerih moramo in bomo sodelovali. Io voglio aggiungere a questo una considerazione che mi viene anche dal fatto che prima di questo incontro trilaterale abbiamo insieme al primo ministro Bratušek incontrato il presidente e tutte le autorità dell'aeroporto di Venezia. Le abbiamo incontrate perché, come sapete, ne abbiamo già parlato a Bled, il processo di privatizzazione in corso in Slovenia interessa molto diversi soggetti imprenditoriali italiani, uno di questi è l'aeroporto di Venezia. Quindi l'incontro, e voglio ringraziare molto Alenka per aver svolto questo incontro, per aver parlato con i rappresentanti dell'aeroporto di Venezia, aggiungo per la stampa italiana aeroporto di Venezia, che penso che sia bene che rimanga italiano, perché ho letto qualcosa oggi che ho trovato abbastanza poco sintonico, diciamo, con gli interessi del paese su qualche giornale italiano. Credo che ci sia la possibilità di fare un ottimo lavoro e ho usato questo esempio per dire che cosa? Per dire che è vero che abbiamo un passato nel quale questa cooperazione è stata bloccata da tanti limiti, i limiti legati ai problemi naturalmente che ci sono stati negli anni 90 e che poi sono continuati successivamente, ai problemi di incomprensioni profonde che ci sono state in passato. Oggi c'è un clima diverso e io credo che questo clima diverso lo si veda anche plasticamente qui e noi vogliamo assolutamente lavorare. Io voglio assicurare che per l'Italia questa è una priorità. Rappresenta una priorità, ci vogliamo lavorare, è un modo anche per dare al Veneto, al Friuli Venezia Giulia un messaggio molto forte, un messaggio di attenzione, di forza, è un messaggio di direzione di marcia. Il Nord-Est è per noi una grandissima priorità, è un tema sul quale abbiamo intenzione di continuare a lavorare. Concretamente, ho citato il tema dell'aeroporto, sono tante le altre questioni sulle quali, anche sul tema energetico e infrastrutturale, sul quale abbiamo messo a punto questo gruppo di lavoro, sulle quali possiamo fare delle cose insieme molto positive e quindi di questo sono oltremodo contento e soddisfatto. Dober večer, Mirjam Muženič, RTV Slovenija. Vprašanje za gospo predsednico Bratuškovo. Ali sta se Slovenija in Italija dogovorili za plinski terminal v Zgornjem Jadranu, kje bo in čigav bo? Brusel čaka odgovor menda do 2. oktobra. Hvala lepa. To ni bila tema današnjega tristranskega srečanja. Kot ste tudi sama povedala, je to stvar Slovenije in Italije in najina ministra sta na zvezi, še danes jutraj sta govorila in bosta te pogovore in tudi srečanja nadaljevala in kot sem že večkrat povedala, jaz sem prepričana, da bomo našli rešitev. Sì, come ha detto, confermo quello che ha detto Alenka, come avevamo detto a Bled, abbiamo dato mandato ai nostri due ministri dell'energia ovviamente di affrontare il tema, hanno cominciato a parlarsi, a discutere e quindi credo che sarà quello il foro migliore, ma insomma come potete immaginare e vedere cercheremo di risolvere in grande amicizia e cooperazione questo tema. Bene, grazie mille e buona serata a Venezia.